Buongiorno a tutti, parliamo di diagnosi differenziali in dermatologia e medicina estetica. Una accurata diagnosi, un attento esame obiettivo, una valutazione degli aspetti dermatologici a partire dal colore, dalla forma, dalla consistenza sono alla base di una corretta diagnosi, una corretta diagnosi differenziale laddove serve e di conseguenza un corretto approccio terapeutico. Laddove serve, come dicevo, anche una valida e precisa dermatoscopia. Non sono scontate queste cose, perché? Perché ancora oggi sentiamo parlare impropriamente di macchie in generale, senza soffermare quale tipo di macchie. Il termine macchia già è un termine improprio, si parla di discromie, nella fattispecie possono essere di tipo ipocromico, forse poco interessanti in medicina estetica. Più spesso usiamo il termine di macchie per definire le macchie ipercromiche, che possono essere su base melanocitaria o cheratinocitaria, come in questo caso, situazioni totalmente differenti tra di loro. E differenti tra di loro saranno anche non soltanto la diagnosi di quelli, ma anche l'approccio terapeutico. Nel primo caso è un eccesso di produzione di melanina da parte dei melanociti. Non sottovalutiamo mai una delle cause, che è l'azione dell'infiammazione, quindi una iperpigmentazione post-infiammatoria. Il problema dell'eccesso di melanina è che la melanina, per un effetto dropping che dovrebbe stare teoricamente, istologicamente, fisiologicamente soltanto nell'epidermide, scivola nel derma papillare e nel derma medio. Questo è un effetto dropping che porta a un danno, a volte non voglio dire permanente, ma comunque a lunga scadenza di queste iperpigmentazioni, conosciute come sotto forma di melasma. Il trattamento di scelta è sempre il peeling. Oggi i peeling hanno un'azione depigmentante biostimolante, mai usare trattamenti ablativi tipo laser, perché la maggior parte dei laser provocano una infiammazione, come vediamo in questo caso. Una diagnosi molto semplice, banalissime lentigo solari trattate impropriamente con un laser, ecco quello che ne consegue. Ovviamente la fotoprotezione è sempre. Diagnosi differenziale con le iperpigmentazioni su base cheratinocitaria. Qui abbiamo una iperproliferazione di strati più esterni, quindi un'iperkeratosi e ossidazione della cheratina. I trattamenti ablativi a partire dal laser, ovviamente, sono i trattamenti di scelta, hanno un downtime variabile tra 2-3 giorni fino anche a 12 giorni in rapporto al tipo di pelle, ma soprattutto al tipo di trattamento ablativo che abbiamo scelto. Se in alcuni casi la diagnosi e di conseguenza il trattamento può essere semplice, come in questi casi qui, in altri casi bisogna stare molto attenti a ciò che andiamo a trattare. Dico sempre, in caso di dubbio, non sono sicuro, sentiamo il collega dermatologo. Se non ho a disposizione il collega dermatologo, sicuramente con un peeling difficilmente faccio danni. Se nel primo caso, in alto a destra, è chiara una diagnosi di lenticolo solare, può essere dubbia nel caso centrale e assolutamente maligna nel caso in basso a destra. E qui è dirimente la dermatoscopia. In conclusione, è importante, alla base di un corretto approccio terapeutico, una corretta diagnosi differenziale. Per quanto riguarda tutte le patologie dubbie, rivolgiamoci sempre alla dermatoscopia, che è sempre più precisa per la diagnosi differenziale in caso, esempio, di lentigo solare o lentigo maligna, due situazioni totalmente diverse. Per tutte le forme iperkeratosiche va benissimo il trattamento ablativo, per quelle melanocitarie è meglio utilizzare un peeling, in ogni caso creme a protezione solare. Ecco un po' di casi che adesso mostriamo. Danni da fotoinvecchiamento, danni da fotoesposizione. Se in un caso abbiamo prevalentemente, nel caso di destra, lentigo solari, nel caso di sinistra abbiamo danni maligni su base maligna, quindi precancerosi, cheratosi actiniche, e intravediamo anche sul naso un basaglioma nodulare.
come in questo caso apparentemente lenticchie solari, ma con un po' di attenzione vediamo bene un basalioma nel solco lacrimale sinistro, ma non solo, anche una lenticchia maligna in regione zigomatica destra. O in quest'altro caso, apparentemente lenticchie solari e cheratosi seborroica, ma abbiamo una lesione nodulare che va in diagnosi differenziale tra cheratosi seborroica pigmentata, basalioma nodulare pigmentato e melanoma maligno. O in questi casi dove è importante non soltanto la diagnosi di quello che andiamo a trattare, ma anche il corretto approccio terapeutico, perché è chiaro che un trattamento chirurgico può essere di prima scelta, ma non sempre può essere applicabile. O in casi come questi dove abbiamo probabilmente poche lesioni, ma molto differenti tra di loro, o situazioni di quest'altro tipo dove abbiamo tante lenticchie solari, ma attenzione, sta nascendo un carcinoma spinocellulare in regione mandibolare sinistra. O piccole lesioni. Non sottovalutiamo queste piccole lesioni, questa è chiaramente una cheratosi attinica che sta nascendo su una cheratosi seborroica. Quest'altro invece è un caso molto interessante, paziente giovane con delle chiare lenticchie solari, quindi trattabili con un'azione ablativa di tipo laser, ma attenzione, proprio perché è giovane, proprio perché intravediamo, anzi vediamo palesemente un melasma, attenzione a usare un trattamento ablativo, perché possiamo aspettarci una iperpigmentazione post-infiammatoria. E poi sempre attenzione alle diagnosi per non incorrere in sbagli di vario genere. Lesione di questo tipo, apparentemente banalissima, che vuoi che sia un carcinoma basocellulare. Tutte queste lesioni sempre esaminate, trattate, confermate istologicamente. E questo è il dopo. Altro carcinoma basocellulare del solco lacrimale. Qui è importante, carcinoma spinocellulare, è importante la scelta combinata terapeutica, o lesioni multiple, come in questo caso, una lenticchia maligna che si confonde con le lenticchie solari, quindi trattamenti molto importanti nella loro scelta. E altre lesioni multiple, questo è un trattato come collega, come un banale pustola, ok, per mesi con pomata antibiotica e cortisone, si trattava di un basalioma. Lesioni banali di questo tipo, facilmente trattabili con trattamenti ablativi, o lesioni su base melanocitaria, è importante comunque sempre condurre un esame istologico. Grazie.